Vieni, McCready, andiamo a fare un saluto al sindaco. Signor sindaco, buongiorno. Peccato per Finn. Mi mancherà al prossimo attacco dei supermutanti. Così è la vita. Dimmi, cosa posso fare per te? Sa, ho appena fatto un lavoretto per lei, ma ne vorrei altri se ne ha. Cerco lavoro. Lavoro, eh? Ascoltami bene. Ho bisogno di qualcuno che dia una controllata alla galleria Pickman. Mi sono giunte strane voci. È un territorio di predoni, ma ultimamente sono tranquilli. Quel genere di calma mista a inquietudine dopo una scoperta. Che ne dici? Parliamo di soldi, Hancock. Potrebbe interessarmi, ma... Parliamo di soldi, Hancock. Ok. Allora, di solito pago 200 tappi, ma visto che sei tu, facciamo 250. Possiamo fare anche di meglio, lo sai. Hai parlato di strane voci. Potrebbe significare rischi imprevedibili da affrontare. Mi piace il tuo stile. Facciamo 300 tappi. Dai, lo so che puoi fare di meglio. Se non puoi offrirmi una ricompensa, mi tiro fuori. Implacabile, eh? Bene, potrei anche vivere abbastanza a lungo da pagarti. Facciamo 400 tappi. Di più non posso offrire. Sono tutta tua, allora. Controllare galleria Pickman. Subito. Bene. Mi raccomando, un buon lavoro. Non ti pago per una passeggiata di piacere. Scopri cosa sta davvero succedendo laggiù. D'accordo. Il lavoro sarà fatto, Hancock. Mai giocato a scacchi? A volte devi sacrificare un pezzo per continuare la partita. Tienilo a mente. Quanta filosofia. Ehi là, buongiorno, salve. Scusami, perché non mi attaccate per qualche motivo? Vabbè, vado prima io allora. Non preoccuparti. C'è sempre... La Madonna l'ha sgozzato. C'è sempre modo di divertirsi. Non mi aspettavo che lo sgozzasse. Che tra l'altro siamo vicini anche a un edificio molto bello. Eccolo qui appunto. Madonna mia, ma li sgozza. C'è proprio... di cattiveria qua, eh. Dobbiamo vedere cosa c'è dentro questo posto. Sì, bravo McCready, dobbiamo vedere cosa c'è qua dentro. Il DSV? Scusami, che arma è? Ah, carina. Non credo di averla mai trovata questa. L'edificio della Mass Fusion è importante per tante ragioni qui su Fallout. Scusami, non ti ho proprio visto. Ecco fatto. E siamo anche saliti di livello. Venite qui che vi spacco. Dannazione, si è appena nascosta. Ecco qui. Fermo, fermo che poi ti faccio più male. Sappilo. Sappi che ti conviene stare fermo. Bravissimo. Dicevamo, l'edificio della Mass Fusion è importante per tanti motivi. Come penso molti di voi sapranno, in questa zona si nasconde un oggetto leggendario unico. Ma per poterlo raggiungere ci serve prima una tessera e seconda cosa, un bel jetpack per salire fin là sopra. Noi abbiamo un jetpack, McCready? Ovviamente no. Tutto ciò che abbiamo noi è questo secchio, McCready. È probabile che tu pensi che io sia pazzo, ma è qui che ti sbagli. Io sono mago. Tan tan ta tan 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 tan. Eh? Che te ne pare? Che è successo? Voi siete i maghi, non io. Vi siete teletrasportati qua, maledetti. Ora, dobbiamo invece riuscire a salire fin là sopra. Il percorso potrebbe essere pericoloso. Meglio fare un salvataggio. Qua diventa più difficile, McCready, ora. Dobbiamo stare contro questo muro. Continuare piano piano a non cadere. Infatti, saltare su ogni piano è una buona scelta a questo punto. Eccoci qua, perfetto. Con calma, perché sennò moriamo. Voi mi dovete spiegare come fate.
Siete maghi, altro che. Continuiamo la nostra bella scalata, spostandoci sempre più verso sinistra, molto lentamente. Dicevamo, spostandoci sempre più alla nostra sinistra possibile. E eccoci arrivati, con la musica trionfante, a questo piano, a questa porta in particolare. Perché questa porta è particolare? Perché uno, non ci serve più il secchio, e due, qua dentro troviamo l'armatura da caduta libera. Tan, tan. E voi siete maghi, ve lo ripeto. Puoi anche mettere via l'arma. Qui dovremmo essere al sicuro. Hai ragione. Ah, sto poveraccio si è ammazzato di Nuka-Cola. Probabilmente ha visto che non c'era più modo di uscire e ha pensato, beh, godiamocela fino in fondo. Idea, stivali che assorbono l'energia d'impatto di una caduta. Funzionano! Terminale del tirocinante. Quanto ti capisco, amico. Ma credimi che la tua armatura è in ottime mani ora. Peccato solamente che stoni molto con il mio aspetto, ma il loro utilizzo è fondamentale, soprattutto quando non è un'armatura atomica. È incredibile come questa roba sia estremamente nascosta e sia quasi una cosa endgame. Non per me, perlomeno. E visto che possiamo migliorarli, torniamo a Sanctuary. Prima di tutto andiamo a duplicarli. Si sa mai che possano servire. Ecco fatto, due nell'inventario, due sul nastro trasportatore. Per sicurezza una copia la mettiamo via. E ora vediamo se il potenziamento leggendario lo possiamo spostare su un'altra armatura. Eccolo qua, caduta libera. Ma io mi sono sempre chiesto, cosa che non ho mai effettivamente sperimentato, se questo potenziamento leggendario valesse anche solo per un pezzo solo. Però forse nega il danno da caduta solo per quella gamba equipaggiata. È da provare. Proviamo subito. Grazie. Finalmente mi sembra di pensare in modo lucido. Funziona con tutti e due, purtroppo. Togliamo anche il secondo potenziamento leggendario e lo diamo magari a una gamba più bella. Mettiamo caduta libera e mettiamo anche caduta libera. Proviamo a vedere se funzionano, perché se funzionano solo con l'armatura originale, a questo punto è un peccato. No, a quanto pare funziona su qualsiasi gamba. E vai! Certo, però l'armatura da Marine è carina, ma un po' troppo ingombrante col mio stile. Dovrei trovarmi delle altre gambe migliori. Ora, per favore, voi due, vi togliete le armature. Per questa qui dei Minutemen ancora non so bene quale armatura mettere. Ma per questa qui bianca ho grandi progetti. Che in tutto questo, tra l'altro, siamo anche saliti di livello. Cosa dovrei aumentare? Penso che prenderò Vedova Nera. D'altronde la maggior parte dei nemici sono maschi. Un po' di danno extra sicuramente non fa male. Buongiorno! Come andiamo? Siete bersagli troppo semplici da tirare giù. Subiamo perdite! Subite perdite? Magari! State crepando come degli stronzi! Questi nuovi occhiali che mi evidenziano i cadaveri sono fantastici. Chi è là? Oh, cazzo! Sono io. Questo nuovo mirino non è male, solo che è un po' fastidioso mirare con tutta quella roba attorno. Penso che prenderò un mirino meno fastidioso. Ed eccoci arrivati alla galleria Pikmin. Lo so che questa missione non è fondamentale per Hancock. Credi che prenderemo quel pazzo di Pikmin? Quello stronzo ci è già scappato in passato. Quando ti troveremo, non lasceremo a pezzi l'uomo che ha dato la caccia. Cosa? Li ho trovati! Pezzi! Ma so anche cosa otterremo a fine missione. In braccio! L'avete ucciso! L'abbiamo ucciso? No, 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 gli ho dato anche fuoco. E a te ti ho decapitato. Ho un cagnolino, non c'è più il cagnolino. I corpi che bruciano così sì che fanno luce. Ah, ma non datemi fastidio, forza. State venendo il vostro. Bella questa armatura. Wow, bel dipinto, amico. Colore sangue. Mi sembra giusto. Ma stai buono.
Niente più gambina. Certo che Pikman è un artista in tutto per tutto. Finalmente sei mio, Pikman. Oh, cazzo, no! Dove sei? No, mi dispiace. Ma lui viene con... la Rising Sun. Ma cosa mi dici? Sono tutti morti? Salve, signor Pikman. Ehi là. Signore, tutto bene? Bene. Beh, intanto mi prendo la rivista. La Bubble Head. È stata una giornata fruttuosa. Vediamo la Rising Sun. Oh no, perché è viola? Vuol dire che c'ha le texture sminchiate sicuramente, no. O forse no, non saprei dirlo. Perché il modello è fatto bene. È proprio il colore che è sbagliato, forse. Sembra un dildo rosa. Pikman non mi parla. Ecco fatto. Perché vedi, mi punta al predone, ma il predone che cos'ha? Niente. Ok, sì, ma questo cadavere a cosa mi serve? Ah, ecco, c'era una cassaforte. La lama di Pikman. Gli attacchi non Vaz aumentano il potere che viene liberato con gli attacchi Vaz, giustamente. Niente, ho rifatto il giro e Pikman non mi parla. Ma prima di tornare da Hancock, andiamo a parlare anche con Bobby. Bobby, dove sei? Ehi, tu stai cercando lavoro? Hai voglia? Sì, quando posso iniziare? Beh, certo che il lavoro ti piace. Sì, e soprattutto non faccio domande. Un po' di lavoro manuale e non fai troppe domande? Sei dei nostri. Sono qui proprio per quello. Ti darò 50 tappi. Ti interessa? Puoi fare di meglio. Andiamo, puoi fare di meglio. Va bene, prendine 100 come anticipo. Ancora di più. Non mi sembra una buona offerta. Mi stai dissanguando. 150 tappi. Andiamo, andiamo. Ancora non basta. 200. Di più non posso. Brava donna. Ehi, devo tenere gli occhi aperti con te. Esattamente, non sono una sprovveduta. Devo saperne di più però. Devo saperne di più. Sto lavorando a un grosso progetto. Roba che potrebbe mettermi in guai molto seri se la persona sbagliata lo scoprisse. Ti chiederei un po' di discrezione. Qui sto costruendo un castello di carte piuttosto delicato, sai? Certo, come no, ci sto. Ci sto. Bene, perfetto, entriamo. Ti dico le ultime novità. Va bene. Vuoi iniziare? Certo. Dimmi cosa devo fare. Si tratta di un lavoro semplice, davvero. Ci sarà da scavare un po'. Da scavare? E che sono, un'escavatrice? Scavare? In pratica vuoi sprecare il mio talento? Se vuoi un lavoro migliore, dovrai darti da fare per meritarlo. Voglio vedere un atteggiamento positivo. Gli altri due stanno già scavando. Vai a dargli una mano, ok? Ok, posso far saltare in aria le cose? Compagni di scavo, siete qua sotto? Ehi, forse finalmente possiamo passare. Vuoi vedere cosa c'è dall'altra parte? Cos'è sta luce blu? Ah, ciao, sei tu! Questa settimana. Non lo so davvero. Inizio a pensare che lavoriamo per la gloria. Ehi, hai sentito? Qui è pieno di Myrrh. Via! Ah, tranquillo, ci penso io. Abbattiamoli solo dopo. Questo zoom sulle tette era necessario? Ecco fatto. Un Myrrh andato. Il secondo Myrrh andato. Che succede nella mia galleria? Un sacco di casino. Sembra che questa sera avremo granchio per cena. Tu mangeresti un Myrrh? Perché tu no? No, che schifo. Difficile da masticare, ma viscido nello stesso tempo. Effettivamente non sembra una cosa buona. Sono legata a gambe, per cui meriti una promozione. Ora sarei tu a proteggermi. Guardia personale. Ora ci manca soltanto un'altra persona. Un vecchio amico. Vorrà la sua parte, certo. Ma ormai ho capito che chi più spende, meno spende. Giustamente. Ma significa anche meno soldi per me. Questo significa meno tappi per me. Sì, esatto. Ma non preoccuparti. In quella camera blindata ce ne sono in abbondanza. Camera blindata? Stiamo cercando di rapinare una banca? Che cosa ci interessa? Ho alcune cose da controllare a Diamond City. Fai un salto al negozio di ramen. Ti raggiungerò là non appena avrò sbrigato alcune cose. Oh, benissimo, andiamo a trovare Takeishi. Ehi là, signora che non ho mai visto. Inizia a
Stavo a chiedermi se ti avrei visto alla fine. Tranquilla, sì, sono qui. Da queste parti per me è meglio restare nascosta. Quindi se ti togliessi la maschera sarebbe un problema? Non sono gradite qui. Ora pensiamo agli affari. Quella grande parete di vetro che sovrasta Diamond City è l'ufficio del sindaco. Molte persone. Non la vedo. Ma là sotto c'è una camera blindata. Il sindaco ci sta seduto sopra. E quello è il nostro obiettivo. Ah, certo, come no. Quello sono cercata, se vuoi il mio parere. Anzi, considerato come tratta quelli come me, è anche poco. Mettiamoci al lavoro allora, senza troppe domande. Mettiamoci al lavoro. Mi piace il tuo modo di... È così che lavoro. Rendiamo la festa più interessante. Sono riuscita a trovare il tecnico. Si chiama Mel. Si trova proprio qui, a Diamond City. Lui può preparare un aggeggio per risolvere qualsiasi problema. Di che aggeggio stiamo parlando? È leggermente rinchiuso. Oh. Devi tirarlo fuori di là. Coperta o meno, non posso farmi vedere dalla sicurezza di Diamond City. Oh, fantastico. Dobbiamo andare a pagare per un tizio in galera. Abbiamo davvero bisogno di questo tizio. Fine. È la persona giusta per me. Apri una serratura, trovi una chiave, corrompi la guardia. Solite cose. Quindi ho delle scelte. Tiralo fuori di là e basta. Va bene, vado a liberarlo. Salve. Ehi, ciao, sono Mel. Come posso aiutarti? No, sono io che aiuterò te. No, io sono qui per aiutare te. Mm-hmm. Vuoi che faccia qualcosa per te, vero? Non per me direttamente, però sì. Qualcosa in cambio. A proposito, a quanto pare là c'è una vecchia unità Protectron fuori uso. Le guardie mi hanno chiesto di darci un'occhiata, ma è davvero messa male. Non ho potuto farci niente. Magari posso ripararla io? Eccolo qui il Protectron. Ah, quindi è un'unità impazzita, benissimo. A quanto pare non è vero che non sai ripararla, lo sai benissimo come farlo. Sentite, con chi devo parlare per liberare sto cretino? Agente. Devi dirmi qualcosa? Sì, vorrei liberare questo tizio. Speravo di tirar fuori di prigione Mel. Non sapevo che Mel avesse degli amici. Va bene. Ora sì. Tanto ormai era quasi ora di farlo uscire. Ora apro la porta. La ringrazio. Puoi andare. Visto? È stato facile. Nessun robot da attivare. Non servono le cattive maniere quando sai parlare. Andiamocene. Grazie per avermi fatto uscire. Di nulla. Quindi sei il nuovo giocattolino di Bobby? No, sono io che sto sfruttando lei. Io non sono il giocattolino di nessuno. Ma certo. Bobby riesce sempre a trovare qualche credulone. Quella donna proprio non sa che cosa sia la pazienza. Non stavo mica scontando un ergastolo. Che c'è? Non poteva aspettare un giorno. A quanto pare no. Dobbiamo entrare nella camera blindata. Che ne diresti di aiutarci a entrare nella camera blindata di Diamond City? Cazzo, si punta in alto. Deve esserci abbastanza tappi per sistemarmi. Bobby tiene sempre qualcosa per sé, ma alla fine rispetta sempre gli accordi. Bene, prendo le mie cose e vado da lei. Bravo Mel, eccoci qua tutti assieme Bobby. Sei cacciato di nuovo nei guai Mel? Che posso dire, ho imparato dalla migliore. E questo? Ti spiace presentare la tua amichetta? Ma certo, ecco qui Sonia. Ciao Sonia. Questo piccolo robot ci aiuterà a muoverci sottoterra come un ratto talpa strafatto. Vediamola all'opera. Non vedo l'ora di vederla all'opera. E io non vedo l'ora di mostrarti cosa sa fare. Bravo Mel. Lei è davvero unica. Ho modificato il suo sistema radio. Ora emette impulsi sonici su frequenze in grado di ammorbidire i sedimenti circostanti. Oh! Che riusciremo a un robot la scavatore! 10 volte più rapidamente, grazie al robot. Per non dire che sarà tutto molto più sicuro, dato che non dovremo imbottire il posto di Bene, ragazzi, allora. Anche perché non so di preciso quale sarà la reazione dell'ambiente. Ovvero usciranno mai l'Urk dalle fottute pareti? Teniamoci pronti a tutto. Sonia, fai il tuo dovere. La Madonna! Allora, che mi dici della nuova arrivata? No, un vero colpo di fortuna. La persona giusta al momento giusto. Come sempre. Rispetta gli ordini e sa combattere. Non potrei chiedere di meglio. Ovviamente. Sembra avere la testa sulle spalle. Magari questa volta potremmo restare in contatto. Sicuramente. E che non era ovvio che appariva un Mylurk. Eccoli qua, infatti. Di nuovo le chiede. Dio mio. Spacco la faccia a tutti. Ecco, fatto.
spacco tutti quanti. Ma tu vuoi combattere dei Milurk con un coltellino? Ma sei scemo? Qui c'è bisogno di Sonia. Non c'è problema. Forza, Sonia. Vai, bella. La Madonna. Siamo soli. Oh, eccolo. Stai buono. Ecco fatto, un bel pugno bello assestato. Un'armatura atomica. Vieni qua, McCready, robottino. Eccolo qui, non lo vedevo più. Buongiorno. L'ultimo errore che fai. Aspetta, Mel, levati prima che ti ammazzano questi. Dios, amigo. Ecco qua. Bella zuppa di Milurk oggi. Sonia, tocca a te. Dobbiamo riuscire a passare, Mel. Sonia, sai cosa fare. Ed eccoci arrivati in una metropolitana. Gulperali! Eccoti! Ghoul leggendario! Ecco qua. Una pistola, carina. Altro ghoul leggendario, ma pensa un po'. Scattista, guarda un po', un altro muro. Mel, porta qui Sonia. Ho capito. Sonia, forza. Ma Bobby, stai buona. Ecco, ora puoi colpirlo. E siamo anche saliti di livello. Ok, quello faceva male. E guarda un po', abbiamo trovato il modo di proseguire. Penso che ormai siamo vicini alla meta. Forza, Bobby, muoviamoci. Altro muro fragile. Qui c'è bisogno di Sonia. Ho capito. Sonia, forza. Vai, robottino. Ah, abbiamo capito. Siete degli zombie. Chiamo Anastasino. Siete degli zombie. Un altro leggendario. Ed ecco come ci si libera dei nemici. Pessima mossa. Penso che ormai manchi poco. All'incirca 30 metri. Questo qui è quello grosso. Era da un bel po' che non li vedevo questi qua grossi. Stavo scherzando. Ecco appunto. E credo che questo sia l'ultimo muro fragile che abbiamo davanti. Cioè, ma pensa se avessimo dovuto farci tutta sta strada senza il robottino. Cioè, quanto avremmo dovuto scavare? Scherzavo, c'è ancora un altro muro. Mel, se le indicazioni di Bobby sono corrette, cosa di cui francamente dubito, la camera blindata dovrebbe essere là. Quindi muoviti col robottino. Galleria, beh, è il momento di farlo. Io ci sono. Io ci sono. Bene, procediamo. Sei pronta, Sonia? Stavo pensando, dov'è il robot? Eccoci nel seminterrato, quindi. Bene, siamo arrivati qua sotto, ma non vedo assolutamente nulla. Bobby, grandioso. Ho le calze bagnate. Beh, ragazzi, siamo direttamente sotto la camera blindata di Diamond City. Sei benissimo. Certo che questo sia il posto giusto. Io ho fatto un po' di calcoli e credo che Diamond City sia un po' più a nord rispetto a noi. No, siamo nel posto giusto. Mel, se lo dice lei. Un po' a fidarci del capo. Beh, scopriamolo allora. Beh, possiamo scoprirlo. Giusto, saliamo. Se sbaglio, beh, troveremo un modo per arrivare nel punto giusto. Pagandoci però. Dobbiamo ancora trovare un modo per salire. Mel, pensi che il tuo robot possa farcela? Guarda questo posto. Le fondamenta stanno già cedendo.
Un colpo di Sonia e scommetto che il pavimento verrà giù senza problemi. Bene. Quanto è conveniente allora questo robot? Mettiti all'opera. Meglio non restare nella stanza. Potrebbero cedere le fondamenta o cose del genere. E schiacciarci del tutto. D'accordo? Tutti fuori. Vieni, Sonia, tutti fuori di qui. Un colpo alla massima potenza. Venite tutti fuori, per favore. Bravo Nick, non restare indietro, Ci siamo! Spero che Sonia sia a posto. Mi sa che Sonia è andata, Mel. No, Sonia! Mel! Sonia è andata. Tanto quella roba ormai non ci serve più. Ma... con quello che troveremo in quella camera blindata, potrai costruirti senza problemi... Ma povera Sonia! Vedi di non perdere di vista l'obiettivo. Questa non mi sembra una camera blindata. Mi sembra che Bobby ci stia nascondendo qualcosa. Però prima sono salito di livello. E direi di salire ancora una volta di medico. Anche se dovrei salire di livello del danno delle armi. Vabbè, abbiamo tempo anche per quello, d'altronde. Bobby, che ci fai qui? Merda. Davvero pensavi che Echo non avrebbe scoperto il tuo piano? Lui ti ha accolto, Bobby. E tu per ringraziarlo lo derubi? Non ascoltarla. Ovviamente questa non è Diamond City. Mel aveva ragione. Qui non siamo a Diamond City. E allora? Non cambia nulla. Il lavoro è sempre quello. Sì, vedo hai ragione. E io lavoro per Hancock. Bella mossa senza naso. Siete appena penetrati nel magazzino di Hancock. Avete presente? Hancock, il sindaco di Goodman. E cosa volevi rubare qui? Ascoltate. So che non ve lo aspettavate, ma qui stiamo sempre parlando di un sacco di tappi. Un sacco di tappi che non vogliamo, Bobby. Sarà tutto nostro. Qui stiamo parlando di rapinare Hancock. Quello non è uno che lascia correre. Ecco la mia proposta. Se rientrate in quella galleria, possiamo dimenticarci della questione. Allora che facciamo? Forza, Bobby, rientra. Andiamo, Bobby. Se ce ne andiamo ora, portiamo a casa la pelle. Sai che ti dico? Hai ragione. Non mi piace arrendermi, ma capisco quando è meglio farlo. Andiamo. Grazie al cielo. Non so perché mi sono fidato di nuovo di te, Bob, ma questa è l'ultima volta. Giustamente. Vedrai che ti passerà. Ora leviamoci di torno, prima che la ragazza cambi idea. Che spreco di tempo. Bene, è la decisione giusta. Lo so, c'hai ragione. Forse sì, forse no. Forse sì, forse no. Beh, se cambi idea... la voglia di combattere non mi è passata. Nah. Forza, prendi. Un premio per aver deciso di fare la cosa giusta. Grazie Fahrenheit. Inceneritore. Fa danno d'energia ai nemici che hanno bassa resistenza e danni energetici piuttosto che a quelli balistici e viceversa. Cioè, è iperversatile questa cosa. Molto molto interessante. Hancock sarà felice quando gli dirò della tua fedeltà. Ah, dovresti tranquilla. Andare a salutarlo di persona. Fidati. Penso che lo farò. È meglio stare dalla parte di Hancock. Hai ragionissima. Hancock è una brava persona. Hancock, missione compiuta. Sindaco Hancock. Beh, riecco il galoppino di Bobby. Vieni, per aver protetto i miei soldi. Di nulla, saggia Hancock. Saggia decisione tradire Bobby in quel modo. Ha solo avuto quello che si meritava. Bobby ha cercato di fregarmi. Ha avuto ciò che meritava. Beh, solitamente è così che vanno le cose qui. Credi a me, questo elegante cappello a tricorno sta diventando pesante. Sto forse cambiando. Sto diventando un tiranno. No, non credo. Passo tutto il tempo a fermare persone con cui qualche anno fa sarei stato orgoglioso di complottare. Devo tornare a viaggiare, concentrarmi su ciò che conta davvero, vivere liberi. Beh, è un bel proposito. Perché non vieni con me? Se devi partire, perché non vieni con me? Sì, mi piace. Potresti richiamare il tipo giusto di guai. Prima però, lasciami dire due parole alla comunità. Devo dargli la notizia. Va bene, vai. Ehi, gente, venite qui. Ho un annuncio per tutti voi. Senza Siamo un po' fretta. In troppi qui. Prendetevi tutto il tempo. Ascoltate, devo partire. È tempo che il vostro impavido leader torni là fuori. Che io vada a sguazzare nel fango. Prima che mi dimentichi cosa significa. Non puoi andartene, Hancock. Abbiamo bisogno di te. Ehi, sarò sempre qui nello spirito, amico mio. Io e Good Neighbor abbiamo un legame. Questo è poco ma sicuro. Ma come tutte le relazioni difficili, a volte bisogna trascorrere un po' di tempo lontani. Lasciare che le cose si calmino. Ricordarsi chi siamo davvero. Per questo devo partire.
Sarò ancora il vostro sindaco e sarò ancora qui quando avrete bisogno di me. Ma è giunto il momento di smetterla con questa vita così agiata. Perché sappiamo tutti che chi è al potere non merita di vivere agiatamente a lungo. È vero. Ora, qual è la città migliore di tutto il Commonwealth? Dove si può vivere liberi, senza essere giudicati? Good Neighbor! Della gente per la gente! Per la gente! Fate in modo di non dimenticarlo. Quindi, vieni con me? Hancock. Allora, diamo inizio allo spettacolo? Esatto. D'accordo. Bene. Hancock, come sta il ghoul più fico di tutto il Commonwealth? Ehi, MacReady, non aspettarmi sveglio. Forza, voi tre, andiamo. L'avventura ci aspetta.